nel calcio ci sta una partita equilibrata e purtroppo decisa da un episodio. E penso che la partita sia stata una partita molto equilibrata e un episodio l'ha condizionata, però continuiamo a prenderceli, quindi si vede che abbiamo anche delle lacune. Ecco, a proposito delle lacune... Su palle native, dico. Infatti invece parlavo delle lacune. No, ma la partita è stata una partita, secondo me, giocata alla pari con l'avversario, giocata come andava giocata su questo tipo di campo. E abbiamo avuto anche noi qualche opportunità attraverso calci d'angolo, attraverso calci di punizione laterali, però loro sono stati bravi a capitalizzare l'occasione che hanno avuto e basta, perché penso che non hanno avuto nessun'altra occasione. È arrivato il tiro che ha preso il palo esterno, che era poi era fuori il cambio di... fatto la nostra partita, penso anche nella disputa della partita. L'episodio per l'ennesima volta ci ha condizionato, però se continuiamo a commetterli significa che bisogna continuare a lavorarci per evitare. Sì, secondo me ha fatto una buona partita, ha fatto una buona gara e sono contento, insomma, sono soddisfatto. Penso, ripeto, è stata una partita, diciamo, molto, lo ripeto per l'ennesima volta, molto equilibrata. Il risultato del pareggio era il risultato giusto. La classifica è quella che è, quindi non ci dobbiamo nascondere, bisogna rimanere tranquilli, calmi. Adesso da domani penseremo alla prossima partita in casa contro il San Donato Tavernello. Ci voleva. Però mancano ancora tante partite, già mercoledì c'è un'altra a giocare, il calcio è così. Oggi abbiamo perso, ma mercoledì abbiamo già la possibilità di rifarci. Ecco, una partita molto strana, perché sostanzialmente il Cornano non è che si è tirato proprio tutta questa supremazia, anche il fatto di dire che poi insomma chi vi importa abbiamo fatto un giorno, perché il gol è venuto su. Sì, infatti c'è il rammarico proprio per questo, perché su un'unica occasione che hanno avuto sono riusciti a fare gol e noi non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo avuto. La sconfitta è dipesa da noi, dobbiamo analizzare gli errori e mercoledì presentarci per vincere la partita in casa, che è fondamentale. La voglia di essere anche durante la settimana. No, di essere propositivi e positivi e di pensare partita in partita. Sicuramente oggi non volevamo portare a casa 3 punti, non ci siamo riusciti, ma ci riusciremo a raccogliere. Quanti gli ha fatto poi? Non lo so, penso un problemino fisico, poi lo valuteranno sicuramente nei prossimi giorni. Ecco, che partita sarà secondo te questa con San Donato? Sarà una partita da dentro fuori, da vincere assolutamente, senza se e senza ma. Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao.